Giornalista romano Manuel Giacopetti, operaio e illustratore genovese abituato a prestare la sua matita ai temi sociali. Marco Veluggio, editore di puntocritico.info, per aver raccontato il sistema di Amazon dall'interno con le mani di un operaio e gli occhi di un reporter che per un anno ha vissuto e lavorato nel grande magazzino di Passo Correse. Amazoniade è una rappresentazione della corruzione e del precariato attuale. Il long form vuole essere uno spaccato dell'evoluzione del mercato del lavoro, sempre meno qualificato e governato da regole aziendali che trovano sempre meno riscontro nei contratti collettivi. Complimenti. Buonasera a tutti, e vorrei ricordare anche che Marco lavoriamo insieme sul territorio. Partendo dal territorio, poi arriviamo anche a livello internazionale con i filmati e con tutti i temi che ci sono oggi. Grazie a tutti e continuiamo, grazie alla sindaca e all'amministrazione comunale di Calcara che ci ospita in questa iniziativa. Grazie a tutti. Grazie, volevo dire che mi fa particolarmente piacere essere premiato insieme a Massimiliano per un lavoro che parla di lavoro, scusatemi il bisticcio di parole. Mi fa particolarmente piacere in giorni in cui c'è qualcuno che in Italia mette in discussione il diritto di sciopero, accusando chi fa sciopero il venerdì di volersi fare il weekend lungo, dimenticandosi che i bus e i treni in Italia viaggiano anche di sabato e di domenica, quindi chi fa sciopero non fa nessun weekend lungo. E voglio ricordare che Amazoniade, che è un long form scritto da Massimiliano Cacciotti, che contempla 20 capitoli, 20 video e le illustrazioni di Emanuele Giacopetti, che oggi purtroppo non può essere qui, racconta l'esperienza di Massimiliano per un anno di lavoro nel magazzino Amazon di Passo Correse, sta dentro un progetto che come punto critico abbiamo portato avanti a partire dal 2020, producendo un podcast che si chiama Amazoniani, lavoro, precarietà, lotte dei lavoratori di Amazon, uno studio della rete di distribuzione di Amazon che si chiama Mappi Amazon e appunto Amazoniade. Potete accedere a questo progetto andando sul nostro sito puntocritico.info e è un progetto che parla della vita dei lavoratori di Amazon con l'idea che è un problema che non riguarda soltanto i lavoratori ma riguarda tutti noi. Una società in cui stiamo tutti a una catena di montaggio digitale davanti a un computer, isolati gli uni dagli altri e dove magari non ci riesce neanche più di casa per andare a comprare qualcosa,
ma come dire, si sta tutti isolati davanti alla propria scrivania, davanti al proprio computer, non si parla più, è una società in cui sono più deboli non solo i lavoratori, ma siamo più deboli tutti. E questo è il senso, diciamo, di questo lavoro. E vi ringrazio. Se Massimiliano vuole dire due cose. Beh, diciamo, ha detto quasi tutto quanto Marco. Io l'unica cosa che posso aggiungere è che abbiamo cercato di raccontare una storia, e così come, intanto ne approfitto per fare complimenti a mi sposto, perché credo che sia, cioè, sia l'effetto Doppler. Allora, dicevo, ne approfitto per fare complimenti agli autori del documentario Erasmus a Gaza, e ho notato una cosa che anche in Amazzonia, ovvero io come loro abbiamo cercato di raccontare una storia senza dare giudizi, senza dire questo è buono, questo è cattivo, questo è bene, questo è male. Il bene e il male poi viene letto da chi riceve questa storia, da chi la guarda e da chi si emoziona nel guardarla. Questo hanno fatto loro, questo spero nel mio piccolo aver fatto anch'io. Grazie. Grazie, grazie.